Che giornata grigia. Ci sono gli uccellini. Ma buongiorno! Che bellezza, eh? Di prima mattina a questa vista. Beh, sto facendo una maschera per chi avesse qualche dubbio. E la maschera è questa. Anzi, aspettate, ve ne faccio vedere una intera, che questa no. Eccola. È questa di Lavera, dovrebbe essere quella idratante. Qua dice rosa di bosco bio, noce di macadamia, avocado, trattamento intensivo, azione lenitiva immediata per pelli secche. L'ho voluta fare perché appunto io ho una pelle secchissima. Oggi ci aspetta la cucina, perché devo appunto fare la cucina del mese di dicembre. Voglio prepararmi le cose, buttarle in freezer, perché non ho assolutamente voglia di mettermeli a cucinare. Poi voglio fare dei piatti sani, e purtroppo a volte la sfiga dei piatti sani è che ci vuole troppo troppo tempo a cucinarli. Quindi magari se ce l'avete un po' mezzi pronti o tutti pronti dentro il freezer, si fa prima. Allora ragazze, eccomi qua, mi sono data una restaurata, adesso invece andiamo, non fate caso se c'è bordello dietro di me, sicuramente ci sarà, mi devo occupare della cucina del mese, speriamo bene, e ci metterò un po'. E ieri sono andata a fare la spesa e nulla, ora mi adopero. Allora iniziamo subito, la prima cosa che voglio fare sono le polpette di ceci. E la ricetta la trovate anche nel mio canale, quindi ora vi metto qui il link per andare alle polpettine di ceci. Ma prima voglio assolutamente fare una cosa. Voglio accendere questa. Questa qua è una Yankee ed è buonissima, è quella Christmas Cookie. Sa di biscotto, di burro, e assolutamente accendiamo la candela. Eccole qua, carine carine come sempre, le polpettine di ceci sono buonissime, io ve le stra consiglio. Nel frattempo qua ho messo a bollire il broccolo, questo qua, eccolo, volevo farvelo vedere, lui. Voglio fare una crema di broccoli, una vellutata di broccoli, vediamo come viene. In questo ciotolino ho messo semi di lino, semi di sesamo e semi di papavero, perché ho deciso di, come dire, rotolarci le polpettine di ceci. Ora vediamo come se vengono come dico io. Sì, sono molto più carine. Vediamo come vengono stavolta. Come mi dissi anche in un vlog, facevo la cucina ogni 2 settimane, però effettivamente 2 settimane passano tanto velocemente e siete sempre tra i fornelli, quindi secondo me sì, effettivamente conviene fare la cucina una volta al mese, perlomeno d'inverno, quando comunque zuppe, cose calde, ve le prendete dal freezer, ve le scaldate senza mettersi lì a sfriggere cose varie. E poi secondo me risparmiate tanto anche su comunque la bolletta, perché se cucinate una zuppa enorme per 3 volte, la cucinate una volta e il gas è sempre quello, no? Come sono furba? Vabbè, a parte questa piccola cavolata, però è molto pratica come cosa, quindi io ve la consiglio. Ora vi faccio vedere come faccio io la crema di broccoli. Praticamente ho messo i broccoli, li ho lessati per un quarto, li ho messi dentro il frullatore, poi aggiungo un po' di panna da cucina, è tutta un po' sconcassata ma ve l'ho già fatta vedere 200.000 volte, e questa panna, diciamo al riso, è leggerissima ed è buonissima, questa marca è fenomenale ragazze. Allora metto all'incirca 2 cucchiai di questa panna per rendere il tutto un po' cremoso, 2 cucchiai belli colmi, poi semmai vediamo se è poco ne aggiungiamo altra, poi mettiamo un pizzico, anzi 2 perché comunque è doppia la razione,
E poi aggiungo anche ingredienti a mia, diciamo, come si dice, a mio gusto, e curcuma, un pochino di curcuma. Poi io ci metto l'erba cipollina, aspettate che la trovo, eccola. Ci metto un pochino di erba cipollina, un filo d'olio. A volte ci metto la paprika, a volte no, dipende come mi gira. Ci metto due giri d'olio e frullo. Magari dategli una mano se vedete che rimangono sotto, perché sarebbe meglio non aggiungere acqua. E se vedete che i broccoli non si frullano bene, la smuovete un po', così. E se proprio non ce la fate, insomma, aggiungete un pochino, meglio un pochino di brodo. Ora vediamo se riusciamo a farla frullare. Eccola qua la crema di broccoli, vedete come viene bella setosa, cremosa, molto densa. È fantastica quella panna da cucina, io veramente ve la consiglio. C'è anche alla soia. Questa qua potete metterla o sopra i crostini, che è una roba fantastica, magari con qualche oliva sopra, oppure buonissima anche mangiata così. Se la volete un attimo più densa, più densa, scusate, più liquida, ci mettete un pochino di brodo e potete anche usarla mettendoci per esempio come passata di verdure, mettendoci per esempio, non so, le lenticchie, i ceci dentro come primo piatto. L'unico piccolo inconveniente nel cucinare i broccoli è la puzza che fanno, perché veramente non ci si sta, però per questo ci sono le nostre adorate Yankee Candles. Per pranzo ho deciso di fare questo riso, riso Venere integrale con... devo decidere se farlo con i funghi, adesso vediamo. Ecco qua, sto facendo i funghi. Questi qua sono quelli congelati. E poi ci metto il riso Venere, che appunto vi ho fatto vedere. Eccolo qua, tutto nero, non vedete nulla. Ciao! Sono da sola a mangiare purtroppo, perché Christian mi ha appena chiamato, mi ha detto che farà un po' tardi e siccome è l'una io mangio e l'avrei aspettato, però siccome non so a che ora torna, sinceramente non ce la faccio più, ho già fame. E eccolo qua, risotto con i funghi e niente, ci siete voi che mi fate compagnia, almeno. Allora, cosa vi racconto nel frattempo che mangio? Vi dico che... intanto vi dico che è buono, intanto. La cucina una volta al mese sta andando avanti, quindi se... non so se è dietro inquadrato, ma non ci fate caso. E niente, purtroppo questa è la dura vita di chi lavora al giorno d'oggi e lavora tanto. Il problema sono gli orari. Lui non può sceglierseli praticamente, quindi magari fa tardi e io sono qua a mangiare con voi. Che vi devo dire? È così. Buongiorno. Buongiorno. Mangia, mangia. Posso? Sì, Grazie. ma non ho detto mica che non dovevi mangiare. Com'è? Com'è? Dai, su. Di alle Buonissimo. ragazze. Elenca i miei pregi. Sei bravissimo a cucinare. Che c'è? Sembra come se io stessi con una pistola puntata dai qua della telecamera. Ho una fame pazzesca, quindi penso che qualsiasi cosa. Ah, quindi stai Avessi. ritrattando? No. Dico, qualsiasi cosa avessi mangiato sarebbe stata buonissima. Ma? Ma questo è davvero buonissimo, sto riso. Cioè, riso venere. Ho perso una ciabatta. Riso venere con funghi. Sì, lo sanno, eh. Ho spiegato No? la ricetta. A posto. Allora io pranzo. Alla fantastica ora delle 2:15 Christian mangia. Bene, sono le
Io non vedo. Allora, sono 9:40. Insomma, sono passate un po' di ore e questa è la situazione. Allora, sì, queste le polpettine di ceci che avete visto prima. Qua ho fatto 3 sughi al pomodoro, in realtà ne ho fatto uno e poi ce ne ho fatti 3. E questa l'avete vista, è la crema di broccoli, scusate ma sto a rilento. Queste due sono peperoni e melanzane, tipo ratatouille ma solo con peperoni e melanzane. Invece qua c'è sempre peperoni e melanzane, ma saltati in padella, insomma fatti diversamente. Logicamente non è che qui c'è tutta la cucina del mese, ma oggi questo ho fatto, insomma, anzi quello che ho fatto. Poi magari domani continuerà questa lunga e intrepida follia. Direi che è un ottimo risultato. Vedo l'ora di assaggiare. Ma no, questa roba va in freezer e poi... Questa roba va in freezer e aspetteremo. Sì, poi comunque faccio meno cose perché dicembre è pieno di feste e festività. Quindi saremo in giro. Il vecchietto si dà la crema sulle mani. Il vecchietto, perché il vecchietto? Non è la roba che fa un ragazzo a 22 anni di solito. Che crema usi? Dai, specifica. Faccela vedere. Sto cazzo. Christian non è molto, come dire, molto non mi viene la parola, però da video? Avete capito? Non da video, non ti interessa sponsorizzare, certo. Dare consigli, metti qua davanti. Che cos'è? La marca, amore, la marca. Burro di karité. Non è la marca, burro di karité. Hai ragione. Fitorelax. Fitorelax. Fitorelax Laboratories. Sì, perché poverello, c'ha le mani che cascano a pezzi. Buonanotte, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte a tutti. Ciao.